Cari amici bianconeri, ciao da Simone Avsim. Ieri sono tornato ad esultare per un gol della Juventus. Ma perché non esultavi? Eh no. No, dopo Cardiff mi sono chiuso in un mutismo selettivo, ho smesso di esultare ai gol della Juventus. E infatti questo è anche uno dei motivi per i quali non vi faccio mai una live reaction. Ma ieri ho esultato al gol di Dybala perché desideravo questo gol di Paulino per scacciare tutte le chiacchiere, tutte le polemiche per me eccessive. Il ragazzo sta bene, è sempre stato bene. Ha fatto qualche partita un po' meno buona, ma rispetto ai suoi livelli, che sono elevatissimi, è il calciatore più forte della Serie A, secondo me. E quindi adesso era chiaro che sarebbe ritornato e sono felice per questo bellissimo gol che ha fatto. Bellissimo anche il gol di Higuaín, il cui ingresso in campo è stato fondamentale, decisivo, ma è stato anche strategico perché credo che Allegri lo abbia messo in campo appunto per sbloccare la partita, o meglio non per sbloccare, per consolidare il vantaggio, perché la Juventus stava stentando a chiudere, a mettere in cassaforte appunto il risultato. Tra l'altro, far uscire Douglas Costa abbastanza presto mi è piaciuto perché mi fa ben sperare che giochi sabato contro la Roma. Douglas Costa, altra partita straordinaria, anche la sua. Chi mi è piaciuto tantissimo è stato Bernardeschi, uno che per me dovrebbe essere sempre titolare nella Juventus, o quasi sempre. Peccato che sia uscito prima, 90 minuti gliel'avrei fatti fare, ma sono contento perlomeno dei 90 minuti di Marchisio, almeno stavolta. Però al posto di Bernardeschi non avrei messo Matuidi, sinceramente avrei dato spazio a Piazza, perché comunque eravamo sul 2-0, qualche minuto, un 10 minuti Piazza li poteva anche giocare. Speriamo comunque di vederlo presto in campo. Buona partita anche da parte di Bentancur, veramente ottime cose da parte di Bentancur. È stato ammonito ingiustamente per un intervento sulla palla, poi gli hanno fatto un intervento molto più cattivo appunto su di lui, in cui è stato preso anche il pallone e lì il giallo non c'è stato. Da questo punto di vista l'arbitraggio di Maresca non mi è piaciuto per niente, ha dato un rigore al Genoa veramente ridicolo. Pellegri tra l'altro ha imparato molto bene da giovane calciatore, ha imparato molto bene a simulare, sta imparando dai nuovissimi calciatori, dalle nuove generazioni di calciatori che sono ben lontane da quelle dei vecchi tempi. Non mi è piaciuta questa cosa, sinceramente si è proprio buttato a terra una simulazione clamorosa su Asamoah, il quale da ottimo professionista ha chiesto comunque scusa a tutta la squadra e ai compagni, ma non aveva fatto nulla di male. Poi meno male a questo punto che c'è il VAR, perché quando deve funzionare e vuole funzionare funziona, ma in questo caso non poteva non funzionare e Maresca è dovuto ritornare sui suoi passi, però ha sbagliato perché avrebbe dovuto ammonire Pellegri per simulazione, perché non c'è stato contatto con Asamoah, quindi senza contatto si può ammonire per simulazione. Ma non voglio parlare dell'arbitro, parliamo un attimino, prima di chiudere con gli ultimi due argomenti, parliamo del terz'ultimo argomento che è la difesa. Abbiamo corso qualche rischio, ci siamo messi un po' in pericolo, qualche difficoltà nell'uscire palla al piede dalla difesa, errori in questo senso da parte di Rugani, ma non gravissimi perché non sono stati, diciamo, proprio errori che ci hanno esposto direttamente a dei rischi. Più rischiosi sono stati gli errori di Asamoah e soprattutto di Barzagli. Barzagli a un certo punto ha fatto un retropassaggio killer per Rugani, che credo che se lo avesse fatto Rugani o lo facesse Rugani, tutto il web si solleverebbe contro di lui dicendo: eccola, vedete, lo avevamo detto, non ha personalità, il ragazzo non è pronto, Allegri fa bene a non farlo giocare. E Allegri stesso non l'avrebbe fatto giocare più per qualche partita. Invece credo che dobbiamo utilizzare lo stesso metro di giudizio, anzi un metro di giudizio a favore di Rugani, perché ha 24 anni e può solo migliorare partita dopo partita se gli diamo fiducia. Invece Barzagli può solo peggiorare, infatti anche ieri ha fatto una partita secondo me leggermente sufficiente, ma neanche troppo, perché per l'ennesima volta tra l'altro si è perso l'uomo centralmente, come era già successo proprio nell'ultima partita contro il Bologna e anche in partite precedenti. Insomma, io Barzagli lo farei stare un po' di più in panchina e fare giocare un po' di più Rugani, soprattutto con continuità a Rugani. Gli ultimi due argomenti, sinceramente, sono il passaggio del turno, clamorosa eliminazione della Roma che veramente ha sbagliato la partita perché si è svegliata troppo tardi, è anche stata sfortunata. Comunque, ci andiamo a giocare il derby con il Torino il 3 gennaio. L'argomento era appunto della telecronaca e poi anche un altro. Le telecronache Rai, veramente sono, ma non solo la telecronaca, tutto quello che dicono i giornalisti Rai. Sconcerti all'inizio della partita, prima della partita, ha detto che Bernardeschi finora ha complessivamente deluso, quando prima della partita era il giocatore più decisivo della Juventus con un gol o assist ogni 70 minuti, e ieri ha fatto un altro partitone rischiando più volte l'assist. Poi a un certo punto Rambaudi ha detto verso la fine della partita che secondo lui il miglior acquisto della Juventus è Matuidi e non Douglas Costa. Vabbè,
Ci potrà anche essere qualcuno che è d'accordo, ma dirlo con questa certezza, con questa assoluta certezza, mi sembra un po' esagerato. Poi il giornalista di Bordocampo, di cui ignoro il nome, mia ignoranza, per carità, sulla sessantina, intervista Bentancur tra prima e seconda, fine primo tempo, e Bentancur giustamente risponde in spagnolo, lui non sa la parola di spagnolo e non riesce a tradurre. E ovviamente poi ci sono bravi giovani preparati che stanno a casa, e invece dobbiamo vedere questa gente che lavora per la RAI. Quindi siamo veramente a dei livelli bassissimi, ma si sapeva già, è quasi inutile criticare quello che fa Rai Sport, però lo volevo sottolineare. E un'altra cosa, hanno sottolineato immediatamente i cori di discriminazione territoriale fatti a un certo punto verso la fine della partita dallo stadium nei confronti appunto dei soliti cori contro Napoli e sul Vesuvio. Li hanno sottolineati subito perché ovviamente dovevano enfatizzare questa cosa. Ma d'altro canto, e chiudo con l'ultimo argomento, mi fa schifo che sia ancora pieno di questi imbecilli l'Allianz Stadium, imbecilli che ogni volta fanno prendere la multa, ogni volta devono destreggiarsi in questi cori inutili e beceri. Chi fa i cori sul Vesuvio, su Napoli o qualsiasi altra cosa simile è un imbecille. Chi lo fa allo stadio è uno stronzo, scusatemi, perché non se ne può più. Vorrei che lo stadium venisse ripulito da questa gente che danneggia la Juventus e che non se la merita. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video, lasciatemi i vostri commenti, ma soprattutto iscrivetevi al mio canale per non perdervi i miei prossimi video. Vi terrò sempre aggiornato in questi giorni, anche domani, e poi la preview di Juventus Roma sabato. E poi ci sentiamo anche per gli auguri di Natale, quindi restate aggiornati, seguitemi poi su Twitter Simone Avsim e cliccate mi piace alla mia pagina Facebook Simone Avsim Juve. E sempre forza Juve!